Bentrovati a tutti i nostri ascoltatori. Chi vi parla è Antonella Intrenò da Saiuz Web Network. Siamo a spazio aperto con Rosario Moreno dalla regia centrale, Massimo Bonella dalla redazione di pianetaoggitv.net. Questa sera abbiamo due ospiti con i quali affronteremo un argomento di drammatica attualità, a quanto pare. I nostri ospiti sono il signor Fabrizio Zabeo, rappresentante del comitato Allagati di Favaro, e l'ingegnere Alessandro Pattaro del contratto di Fiume. Con loro questa sera parleremo dei problemi riscontrati nel territorio a causa della nefasta azione dell'uomo, mi verrebbe da dire. Territori massacrati da alluvioni, da allagamenti e da quindi segnati da ingentissimi danni. Ma passiamo adesso la linea alla redazione di pianetaoggitv.net, al nostro Massimo Bonella che ci dà le ultime news. A te, Massimo. Sì, grazie Antonella Intonò, saluto a tutti quanti, buonasera da Venezia. Dunque, le ultime news, si parla di forte maltempo in Veneto, questa notizia è passata anche in nazionale, ne ha appena parlato anche la News 24, dunque vera e propria alluvione nella zona di Solesino, in provincia di Padova, ove piove incessantemente da 4 giorni e gli effetti sul terreno sono molto gravi. Situazione alluvionale nel Veneto meridionale, dove da 4 giorni piove, come si è detto, incessantemente. La situazione più grave nell'area di Solesino, in particolare nella provincia di Padova, area in cui si sono fatti sentire gli effetti dei due temporali autorigeneranti di ieri e soprattutto di domenica. Nell'area di Solesino sono caduti complessivamente circa 150 mm, ma a monte gli accumuli in tutti questi 4 giorni hanno anche superato i 200 mm. Dunque, bilancio della serie di trombe d'aria di questo pomeriggio. Una tromba d'aria si è abbattuta sul Modenese causando 4 feriti, ci sono quindi anche dei feriti. Ingenti danni registrati nella zona artigianale di Nonantola, dove alcune aziende e case sono state scoperchiate. Danneggiate decine di automobili, antenne e cartelli stradali piegati, alberi abbattuti, gravi danni anche a Castelfranco Emilia, con capannoni e case rurali scoperchiate, San Prospero, Carpi, la Bassa Modenese. La via Emilia è paralizzata per la caduta di un albero su un'autocisterna. Questa dunque è la situazione al momento. Se ci saranno altre notizie che arriveranno nel corso della diretta, naturalmente vi richiederò la linea. Nel frattempo, linea Bari per la conduzione del programma. Saluto anche gli ospiti, l'ingegnere Alessandro Pattaro del CDF Contratto di Fiume e Fabrizio Zabeo, rappresentante del Comitato Allagati di Favaro Vento Venezia. Ecco, per chi ci ascolta da fuori ambito regionale, ecco, si sta parlando dell'entroterra veneziano, che è un territorio molto molto delicato. Apro una parentesi, c'è chi ha intenzione anche qui di fare delle cimitificazioni addirittura in aree che sono più basse rispetto alla laguna di Venezia. Dunque non bastano tutti questi mega centri commerciali inutili che hanno danneggiato il territorio alla luce poi di questo cambiamento climatico, no? Ma bisogna anche fare altre cimitificazioni, voler fare cimitificazioni su un territorio delicatissimo. Questo non mi stancherò mai di dirlo, lo sottolineo, è una zona che anch'io conosco molto bene. Adesso lì a Bari, Antonella Intranò, Ugo Lombardi per la conduzione del programma. Noi ci sentiamo dopo. Grazie Massimo, purtroppo questa sera sono sola alla conduzione. Ugo ha avuto un contrattempo, non è riuscito purtroppo a raggiungerci, quindi vi dovrete fidare solo di me e della mia di conduzione. Allora, Ci fidiamo tranquillamente. non so se farete bene, comunque io mi impegno. Sì, non c'è dubbio. Prego Antonella. Allora, il signor Zabeo, Fabrizio Zabeo, è il rappresentante del Comitato Allagati di Favaro Veneto, come dicevi Massimo. Ecco, signor Zabeo, il vostro è un territorio che purtroppo nella storia ha visto diversi alluvioni e quindi diversi allagamenti. Quando è nato il vostro comitato? Il nostro comitato in realtà è nato nel 2006, dove è nato varie volte, ecco, diciamo, con vari rappresentanti e poi ha fatto un po' anche, diciamo, il percorso che secondo me il 90% dei comitati fa, cioè
Il momento critico nasce, poi esplode un po' con la rabbia e poi piano piano va tranquillizzandosi, sparendo e impegnandosi un po' meno. Dico questo perché questa è anche, diciamo, la forza di chi invece ha visto questo piccolo, diciamo, difetto come, beh, lasciamoli tanto tra 10 giorni, 15 giorni, 3 mesi, non protesteranno più. E così per 20 anni, ma perché? Perché si vedeva, c'erano anche allagamenti, diciamo, un po' meno sostanziosi, nel senso che il centimetro, i 2 centimetri che invadevano gli scantinati Poco non era preoccupavano, così certamente. grave come poi in questi ultimi 30 anni sono nate le cementificazioni con garage finalmente sottoterra, finalmente per i costruttori, ma gravemente colpiti, perché quei 2 centimetri che colpivano a livello di zero di strada, poi trovandosi invece i garage adesso sottoterra diventavano 2,20 m. Se mi sono fatto ben capire, qui ecco che il problema è nato molto molto più grave in questi ultimi tempi. Allora, nel 2006 noi siamo nati per un allagamento già abbastanza consistente, perché posso dire che avevamo 40 centimetri di acqua in casa e lo si era visto comunque negli anni prima che il problema era sempre più grave causato dalla cementificazione. Finché siamo arrivati nel 2006, abbiamo iniziato a dire qui bisogna capire bene cosa sta succedendo. Nel 2006, parlo il 17 settembre 2006, dove già il sindaco aveva annunciato una grossa criticità, perché 1.800 famiglie in comune di Venezia erano state allagate per quell'occasione. Noi del comitato allagati avevamo detto attenzione, perché se è così, se siamo andati sotto i 1.800, guardate che la prossima volta veramente sarà più cospicuo il numero. E a un anno di distanza, il 26 settembre del 2007, c'è stata veramente una bomba d'acqua che ha coinciso con varie questioni. E da 1.800 famiglie siamo andati sotto in 6.500 famiglie, senza contare tutta l'industria di Marghera. Ecco, i danni sono stati di 40 milioni di euro. Noi l'avevamo già annunciato. Ecco, infatti, nello specifico, quali sono stati i danni riportati? Qual è stato il danno che il territorio, le famiglie, le aziende hanno subito conseguentemente a questi allagamenti? Ecco, allora diciamo che facciamo capire bene che il problema adesso è molto più grave di quello che poteva essere 30 anni fa. Perché? Perché se 30 anni fa in ogni caso iniziamo più campagna, più fossi e questi assorbivano molta acqua, adesso tutte queste cementificazioni barbare che hanno preso il posto della campagna, ma senza tener conto anche delle altezze, diciamo di base, ecco, hanno costruito dappertutto, anche dove si era sotto, diciamo, l'altezza media di 70-80 centimetri. Noi sappiamo che quando c'è un'alluvione e quando c'è un'invasione dell'acqua, l'acqua fa livello. E poi ci troviamo con queste urbanizzazioni, va bene, selvagge, che fa sì che ci si accorge che territori allagati con 70 centimetri d'acqua vuol dire tutto il parco macchine, vuol dire i garage sottoterra, vuol dire che è un problema che non c'era 30 anni fa. Ed ecco che giustamente la causa più grave sono stati gli automezzi coinvolti come costi, le abitazioni certamente, anche quelle, diciamo, garage, scantinati, ascensori, ecco. E la viabilità, l'industria. Abbiamo avuto 6.500 famiglie sotto acqua. Ecco che il sindaco ha chiesto l'aiuto a un commissario, l'ingegner Mariano Carraro, tanto per dire la gravità, ma non siamo fuori da questo pericolo. Perché? Perché le cementificazioni che sono state fatte in questi ultimi
10 anni, 15 anni, sono là, oramai sono nei posti conclamati, allagabili. Le fogne sono insufficienti, i fossi sono spariti, pertanto sarà molto difficile adesso risolvere un problema creato prima. Oltretutto ci dicono che il clima è cambiato e comunque lo tocchiamo con mano. È evidente, certo. E non è che ci dicono cose sbagliate, è vero, ma certo. È anche vero che abbiamo urbanizzato in maniera veramente oscena. Io dico che nell'aspetto idraulico io ho trovato 1000 competenti, nel senso che le 1000 responsabilità che ho trovato, non sapevo, non c'era mai di queste 1000 competenze, tutti acconsentivano, tutti dicevano sì, va bene così. Quando ci sono stati, va bene, a cercare le responsabilità, non ho trovato un responsabile. Non ha trovato interlocutori sostanzialmente? Praticamente no. Mm-hmm. Ecco, praticamente ecco. No. Quindi, conseguentemente a questi gravi alluvioni, a questi gravi allagamenti, alle perdite economiche, non perché temo che purtroppo ci siano state anche danni di altro genere alle persone, intendo dire. Quali sono stati i provvedimenti adottati dalle istituzioni? Quali sono stati gli interventi immediati e se c'è stata una programmazione a medio e lungo termine? Allora, siccome stiamo parlando della nostra zona, faccio capire sì. Che dopo l'intervento del commissario, praticamente subito sono stati rilevati i punti più critici e è stato fatto un conto, ed è facile da ricordare, totale per mettere in sicurezza, ma non ancora al 100%, ma anzi sicurezza con un certo anche già lasco di rischio, va bene, ci volevano 365 milioni di euro, 750 miliardi di vecchie lire. Di questi, parlo il giorno dopo il 2007, il grande allagamento di Mestre, di questi 100 milioni sono già stati praticamente investiti e realizzati anche. Questi hanno portato già a una certa sicurezza, questo bisogna dirlo ma il problema maggiore è che dove ci sono le urbanizzazioni, dove ci sono le cementificazioni barbare, dove i fossi sono spariti, e ne erano responsabili non solo i proprietari singoli, ma anche chi gestiva comunque l'aspetto idraulico, e questi sono le famose 1000 competenze, perché posso dire c'erano le province, c'erano le regioni, c'erano i vari enti, c'erano i consorzi, nessuno ha mai verificato o mai vietato nulla. Poi ci siamo trovati allora con la devastazione enorme, dove non potrà essere messo, dovranno essere trovati delle soluzioni secondarie. Vuol dire, perché per quanto riguarda i fiumi, dovremo cercare di ricreare delle zone possibili da allagare in caso di pericolo, praticamente comunque dei campi, delle green band praticamente da fare. Ecco. Attraverso le quali far confluire le acque piovane? Sì, perché si è anche risolto un problema che secondo me era l'invarianza, io la chiamo la finta invarianza, cioè praticamente ognuno adesso, dopo aver costruito in maniera oscena, si tenga l'acqua a casa sua. Ecco, questo però con le nuove, dal 2007, va bene, con le nuove urbanizzazioni che nascevano, cioè le nuove autorizzazioni che erano state già date, che non potevano essere bloccate. Una invarianza che può contare l'1% e che ha un costo enorme comunque per i cittadini. Ecco, questo... Però noi, adesso io volevo dire, però noi come comitato abbiamo sempre creduto nella cultura,
nel voler capire, nel voler dire agli amministratori, guardate, noi vogliamo collaborare perché ci crediamo, io l'ho sempre dichiarato fin dall'inizio, noi crediamo nelle istituzioni perché le istituzioni siamo noi e allora noi vogliamo collaborare, noi vi chiediamo uno, non vi chiediamo subito tutto presto e bene, è impossibile, noi chiediamo intanto cominciamo a bloccare, diciamo, quello che è, invertiamo la rotta del degrado e poi cominciamo a costruire uno, due, tre, ma costruire qualcosa. E a questo punto introduco la grande opportunità di questi tempi che viene dall'Europa, che è il contratto di fiume. Noi abbiamo visto in questo una grande possibilità da parte di tutti i comitati per iniziare a costruire un percorso in collaborazione a quelle 1.000 competenze e zero responsabilità che erano fino a ieri, dico, perché oggi e domani dovremmo cominciare a parlare di responsabilità da parte di chi gestisce. Ecco, mi pare quindi di poter dire che il Comitato ha sicuramente preso coscienza della gravità e dell'urgenza, soprattutto, del problema in questione. Ma ecco, vorrei chiederle, possiamo dire che dal 50 circa c'è stato uno sviluppo edilizio, parlo di Favor Veneto, che è andato un po' così senza controllo. È corretto questo? È correttissimo perché la mia casa è del 1955. Io abito in una casa con uno scantinato. Quando dico piano di campagna, per quanto riguarda, e qui parliamo tecnicamente, anche se introduciamo un piano di campagna, introduco uno zero e la mia abitazione era al piano di campagna zero. Vale a dire che l'altezza dello scantinato, io nel 1955 per andare in garage andavo, va bene, faccio capire ai radioascoltatori che per andare in garage andavo leggermente in salita con la macchina. Bene, dopo 50 anni lo stesso pavimento del garage si trova a 70 centimetri rispetto alla strada. Questo è quello che hanno, va bene, è già un'anomalia. Qui siamo già comunque che tutti gli enti, tutti coloro che erano proposti al controllo, che queste cementificazioni non dovevano alzarsi e lo fanno ancora attualmente, nonostante si siano spesi 30.000 euro per registrare le altezze nel nostro comune con un elicottero. E abbiamo la triangolazione che ogni 30 centimetri di territorio adesso, di terreno, ha un punto geometrico di altezza. Nonostante questo, io dichiaro in questo momento, si continua a costruire alzandosi e nessuno di coloro che sono proposti a controllare, controlli che questo piano di campagna sia rispettato. Allora, come ha detto lei, la mia casa nel 1955 era al piano di campagna zero, ora mi trovo con la stessa casa, senza bradisismo, a 70 centimetri sotto il fasullo piano di campagna che è arrivato costruendo case, costruendo strade sempre più alte, marciapiedi sempre più alti e portando terreno, ecco. Pertanto la mia casa, il mio quartiere, siamo 220 allagati, siamo diventati, altro termine, una fossa di prima raccolta d'acqua, cioè un catino che Raccoglie. raccoglie le acque di tutte le urbanizzazioni che sono avvenute attorno al nostro quartiere. Allora, tutti i nuovi quartieri che hanno invaso i campi che c'erano e hanno annullato i fossi si sono alzati e quando noi andiamo sotto acqua è perché l'acqua degli altri quartieri arriva da noi. Io non, ecco, Quindi, come una ma scacchiera.
Mamma mia, ma non ci sono stati dei piani regolatori, degli studi sul territorio? Non capisco come sia stato possibile che tutto questo degenerasse fino a questo punto. Mi permetto di spostare un attimo l'attenzione in questo momento, sull'ingegner Pattaro, del CDF, contratto di Fiume. Ingegnere, io ho sentito parlare il signor Zabeo di degrado ambientale, ma volendolo descrivere, come lo rappresenterebbe il degrado ambientale? Buonasera a tutti gli radioascoltatori, e buonasera Massimo, Rosario, buonasera anche a te. Ecco. Allora, intanto ti ringrazio per la domanda. Allora, anche l'altra sera, in collegamento con Massimo Bonella e con Radio Science Web Network, abbiamo voluto declinare questo termine degrado ambientale, che può essere espresso come pericolo idraulico, come perdita di biodiversità, come riduzione, indebolimento della rete ecologica, come inquinamento, può essere considerato come consumo delle risorse naturali, in questo caso potremmo dire dei corsi d'acqua, ma in generale eccessivo consumo delle risorse naturali. Ci sono tanti modi appunto per declinare questo degrado ambientale, ma ogni giorno noi ne abbiamo testimonianza nella nostra vita quotidiana. E ogni giorno noi abbiamo, quindi da un punto di vista microscopico, dal punto di vista della nostra esistenza, ma anche ogni giorno noi abbiamo testimonianze che vengono dalla comunità scientifica e che ci segnalano come sempre di più, anche dal punto di vista microscopico, lo scenario che si presenta da qui a pochi anni sia molto fosco. Ricordiamoci che è stato pubblicato da poco il rapporto dell'IPCC, l'International Panel on Climate Change, che ci dice quali sono i parametri in cui, diciamo così, ecco, noi sappiamo che tra qui e 15 anni noi dovremo affrontare delle situazioni gravissime, gravissime per l'aumento della temperatura, per l'aumento del livello medio dei mari, per la scomparsa delle specie, di moltissime specie faunistiche, vegetali, eccetera. Quindi questo è in questo modo qui si può descrivere il degrado. Nella vostra area, per esempio, l'ho sentita parlare di terapia urbanistica, che parte proprio dai corsi d'acqua per Sì, affrontare questa situazione di degrado, intendo. questa è un principio che condividiamo con molte associazioni e gran parte della comunità scientifica che ha anche aderito alla proposta di attivare processi come quelli di contratti di Fiume. Il primo, presumo, ecco, che tra i primi, ecco, ad aver coniato questo termine, cioè terapia urbanistica, sia stato il professor Francesco Valerani, che è un geografo che insegna all'Università Ca' Foscari di Venezia, e sostiene Valerani che uno degli organismi da cui è necessario partire, uno degli elementi, ecco, da cui bisogna partire per la riqualificazione del territorio è il corso d'acqua, che è un vero e proprio organismo vivente che dà linfa, dà vita al nostro territorio. Quindi partendo dalla riqualificazione dei corsi d'acqua si rigenera tutto il territorio. Ecco, il contratto di Fiume, ingegnere, vuole spiegarci cos'è, qual è la sua finalità? Perché prima il signor Zabeo vi accennava in quanto a provvedimento adottato suggerito dalla Comunità Europea, è corretto? Allora, il discorso è molto lungo. Partiamo da questo, che cos'è il contratto di Fiume? È un processo di democrazia diretta, la cui finalità è quello di ottenere un miglioramento delle componenti ambientali, di tutte le componenti ambientali di un territorio, ed è un processo che ha come obiettivi quello della sostenibilità ambientale, raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientale molto definiti, potremmo dire, no? Che sono, potremmo dire, anche i cinque obiettivi
in cui crede anche fortemente l'Unione Europea, che sono istruzione, innovazione, inclusione, occupazione e clima-energia, obiettivi quantitativi, ma è molto più importante da questo punto di vista il fatto che si condivida una metodologia, cioè l'aspetto partecipativo. Bisogna raggiungere obiettivi di sostenibilità attraverso la partecipazione, attraverso l'attivazione di processi di democrazia diretta. E su questi temi, su questi due aspetti fondamentali, l'Europa insiste da tanti anni. Potremmo dire la prima direttiva europea sulle acque, la 2060 EC, in alcuni preamboli, in alcuni articoli, proprio cita il fatto che si debba ricorrere a processi come quello dei contratti di fiume per raggiungere quale obiettivo? L'Europa dice entro il 2015 il buono stato ecologico dei corsi d'acqua. Ecco, quindi questa è una direttiva. La direttiva europea del 2000 dice che noi vorremmo, ci poniamo questo obiettivo ambizioso, entro il 2015 i nostri fiumi dovrebbero tornare balneabili, ad esempio. Questo è un bell'obiettivo. Ecco, sì, quindi si capisce quanto l'Europa rappresenti per noi un faro di civiltà, no? Questa è una direttiva, ma ce ne sono tante altre, ecco, ad esempio la 2007-60-EC del 2007 è la direttiva sul rischio alluvioni. Anche con questa noi dovremmo arrivare a fare una perimetrazione e una definizione, diciamo così, degli interventi per prevenire il pericolo idraulico, in questo caso, quindi aspetto quantitativo, sempre attraverso processi come questi. Processi di democrazia diretta. Perché? E qui potremmo dire, se non vorrei come dire, andare troppo lontano, ecco, divagare, però sempre nel tentativo, ecco, di raggiungere quegli obiettivi di sostenibilità, no? Che nel 2030, ecco, che se non raggiungiamo, ecco, probabilmente vedranno la fine, ecco, della nostra società, così come la conosciamo adesso. Per raggiungere quegli obiettivi di sostenibilità noi dobbiamo imprimere una svolta fortemente ambientalista. E ci sono dei paesi, paradossalmente, dice Jorgen Randers, no? Che è stato il primo ad aver scritto nel 72 ancora, quel famoso rapporto sui limiti della crescita, per raggiungere questi obiettivi, dice Jorgen Randers, noi dobbiamo assumerci la responsabilità di imprimere questa svolta e solo paesi, diciamo così, autoritari come la Cina potrebbero mutare radicalmente, volendo, la propria agenda politica, mentre le democrazie occidentali sono troppo lente. Però l'Europa dice: io vorrei raggiungerlo, vorrei dare maggiore efficacia, maggiore efficienza al processo decisionale attraverso processi di democrazia diretta. Dice questa l'Europa. Processi di democrazia diretta, come affermava lei poc'anzi giustamente, si intende una partecipazione attiva da parte dei cittadini, della popolazione. Ci sono state delle manifestazioni alle quali avete partecipato e alle quali hanno partecipato anche le istituzioni locali e con le quali avete avuto la possibilità di un confronto? Sì. Adesso qui nel Veneto, se parliamo dei contratti di fiume, stiamo, naturalmente, processi come questi, ecco, non sono del tutto nuovi, però attraverso l'introduzione, ecco, dei contratti di fiume stiamo cercando di portarli a sistema. Ecco, quindi qui in Veneto ne sono stati attivati 3 o 4 e sono processi che si sono attivati l'anno scorso e con cui vorremmo ecco, raggiungere in modo più efficace quegli obiettivi di sostenibilità cui l'Europa ambisce. E sono processi in cui si attivano le comunità di base, io le chiamo le comunità senzienti, i cittadini, le associazioni, la comunità scientifica, le piccole e medie imprese, quelle che per l'Europa sono quelli che l'Europa considera forse i soggetti più dinamici
E naturalmente questi devono aiutare le istituzioni, cioè chi ha la competenza, la responsabilità, no, del processo poi, come dire, dell'esecuzione delle opere o di adottare programmi o piani, deve quindi i soggetti senzienti, le comunità senzienti e la comunità scientifica devono aiutare le istituzioni a raggiungere prima e meglio quegli obiettivi di sostenibilità. Ma ecco, quali dovrebbero essere, secondo lei, i provvedimenti da adottare nell'immediato e quelli che poi invece dovrebbero vedere uno sviluppo nel medio e lungo termine? Perché poc'anzi Massimo Bonella, dalla redazione di Pianeta Oggi TV, ci informava di nuovi allagamenti, di nuove bombe d'acqua esplose sulle zone tra il Veneto e l'Emilia. E come mai? Sono i fenomeni che oramai si verificano da diversi anni. Ricordava poc'anzi il signor Zabeo che nel 2006-2007 ci sono stati questi episodi particolarmente gravi, questi allagamenti particolarmente gravi, ma come mai a tutt'oggi non si è ancora messo in atto un qualche provvedimento che possa evitare situazioni drammatiche, estreme come quelle che invece osserviamo? Cosa dobbiamo fare innanzitutto? Qui bisogna affrontare la questione da due punti di vista, da un punto di vista macroscopico e da un punto di vista microscopico. Allora, per quanto riguarda il Veneto, ad esempio, sì. Dopo il 66 in Veneto, quindi partiamo da un punto di vista macroscopico, quindi dall'alto, una commissione, la Commissione dei Marchi, ha elaborato un rapporto, potremmo dire, ecco, gli atti della Commissione dei Marchi, in cui si sono individuati gli interventi necessari per conferire maggior sicurezza idraulica a tutto il territorio. E quindi sono stati individuati degli interventi, delle casse d'espansione, eccetera. Questi interventi non sono mai stati realizzati. È anche vero, naturalmente, che forse quelle opere non hanno trovato, ed è questa anche la ragione per cui sono importanti processi come quelli del contratto di Fiume, non hanno mai trovato in confronto con la popolazione. Quindi sono opere pensate, proposte naturalmente dall'intelligenza, ecco, quindi diciamo così, da grandi esperti, e che però naturalmente devono trovare anche il confronto con la popolazione locale. Quindi noi abbiamo allora un piano, ecco, di intervento mai realizzato, anche quando potremmo dire i soldi, ecco, c'erano, no? C'era la possibilità di investire per prevenire, in prevenzione, ecco, no? Quindi per prevenire il pericolo idraulico. In Veneto si stima siano necessari circa 3.500 miliardi per realizzare interventi di sicurezza idraulica. E questo naturalmente stiamo parlando di alluvioni, quindi aspetto macroscopico. Poi naturalmente c'è un aspetto, potremmo dire, locale, cioè gli allagamenti, dovuti al fatto che su una condizione di pericolo idraulico che sussisteva, che sussiste da 60 anni, abbiamo continuato a costruire, ecco, in un territorio che era già fragile, e quindi abbiamo, anche per fenomeni, potremmo dire, ecco, certamente di minor intensità o di minor severità rispetto ad esempio all'esondazione del Piave, però insomma abbiamo avuto un aggravarsi, ecco, delle criticità da un punto di vista della nostra esperienza quotidiana, ecco, perché un evento come quello del 66, quindi dell'esondazione del Piave, ha un tempo di ritorno che potrebbe essere di 100 anni, un evento di quella gravità lì, quindi probabilmente, ecco, potrebbe essere anche un evento come quello dietro l'angolo, no? Ecco, quindi certo. Il prossimo anno. Ecco, sono passati 50 anni, un evento come quello potrebbe ripetersi, ma è un evento... Auguriamoci di no, ma con i cambi climatici che osserviamo, con un'urbanizzazione selvaggia, con un'assoluta e totale mancanza di rispetto nei confronti del territorio, della specificità del territorio, temo che purtroppo, se non si adottano immediatamente dei provvedimenti definitivi, incisivi, sarà improbabile poi non assistere ad altre situazioni di quel genere. Mi perdoni, l'ho interrotta, era solo così un commento a quanto lei affermava. Sì,
Io, ad esempio, cito un esempio. Ecco, domani, presso a Vivonovo, ecco, adesso non vorrei fare pubblicità elettorale, ma insomma c'è una. No, perché. Siamo in par condicio, se lo Non ricordo. posso dirla, ecco, vabbè, però diciamo che per far capire anche come si è avvertito questo problema, ci sarà delle associazioni, chiamiamole così, allora, chiamiamole associazioni, delle liste, ecco, civiche, che dal basso invocano la realizzazione di opere per la prevenzione del pericolo idraulico. Si tratta, ad esempio, della cosiddetta idrovia, ecco, tanto caldeggiata, anche evoluta dal professor Dal Paus, Professor Luigi Dal Paus è forse l'erede, ecco, di questa grande stirpe di idraulici veneti. Il professor Dal Paus è stato, assieme al professor Ghetti, ecco, è stato uno di quei grandi studiosi che hanno partecipato alla redazione di quel rapporto di cui parlavo prima, no? Gli atti Sì. diciamo, della Commissione dei Marchi. Ecco, una delle opere per mettere in sicurezza il territorio del Veneto, in particolare il Padovanno, in cui in questo momento stanno avvenendo si stanno manifestando, no, queste criticità idrauliche, ecco, è la realizzazione di quell'opera lì. E quell'opera è voluta anche fortemente anche dalla popolazione, tanto più appunto che domani, no, dicevo, alle 11 a Vigonovo, ecco, queste associazioni si sono date appuntamento per un badile, ecco, per chiedere simbolicamente di ricominciare a di finire di terminare quell'opera. No, Quindi è iniziata? l'opera, diciamo così, ad un certo doveva nascere come idrovia, la famosa idrovia Padova-Venezia, ecco, doveva nascere, era nata come Un'unità sì, industriale. diciamo che serviva per realizzare un porto interno, ecco, no? Quindi partendo da Venezia, arrivando a Padova. Però adesso diciamo, a un certo punto si è arrestata, quindi non è più terminata l'opera, ma attualmente sarebbe un'opera necessaria, dice il professor Dal Paus, ecco, per mettere in sicurezza il territorio del Padovano. È il motivo di questo stop? Perché non si è più ritenuto che potesse essere utile da un punto di vista commerciale. Ah, ecco, quindi insomma, alla fine mi pare di comprendere che la messa in sicurezza del territorio sia passata in secondo piano a favore di una scarsa utilità commerciale. Sì, è così, sì. E adesso invece tornerebbe utile da un punto di vista, secondo gli studi fatti dal professor Dal Paus, che appunto è un luminare nella sicurezza, nel settore della sicurezza idraulica, e nonostante, diciamo così, io dico sempre, io ho una visione un po' più critica su quest'opera qui, però nonostante non sia stata, come dire, non abbia subito un processo, ecco, di partecipazione attiva a quel tipo di progetto, però c'è un forte, come dire, gradimento, ecco, da parte della popolazione, tanto più che appunto domani spontaneamente questi cittadini si sono Si organizzano, autoconvocati. insomma, sì. Ma lei ha una posizione critica perché non ritiene possa essere utile alla soluzione del problema o perché ritiene che da sola sia insufficiente? No, diciamo che la mia posizione critica dipende dal fatto che forse ci sono tanti aspetti, ecco, io non ne ho una conoscenza profonda e quindi ritengo che naturalmente da un punto di vista personale ci sono tante componenti ambientali che si dovrebbero valutare, perché potrebbe sicuramente essere utile per la prevenzione del pericolo idraulico, ma magari comportare effetti, ecco, perniciosi da altri punti di vista, o magari ad esempio per la rete idraulica minore. Quindi, insomma, naturalmente tutte queste soluzioni, questi progetti devono essere valutati anche da tutti i punti di vista. Ecco, cioè, ci dovrebbe fare una valutazione di impatto ambientale, ecco, molto approfondita e naturalmente molto partecipata. Ecco. Certo, Sì, ma i perché contratti di... Prego, prego. volevo dire perché abbiamo sentito anche che oltre al fatto, e noi stiamo pensando all'aspetto, diciamo, del rischio idraulico, pertanto di grande opportunità, ma di fuori di questo potrebbe essere una grande opportunità per aumentare la cementificazione.
e farla diventare come un percorso da Padova a Venezia, va bene, per imbarcazione da diporto, per motoscafi, per altre cose, e anche come urbanizzazioni attorno a questa via, e E pertanto credo rappresenta un che pericolo, certo. il pericolo era questo anche, che sempre le solite opportunità, diciamo, che poi diventavano dei boomerang per quelle popolazioni, va bene, dove si potevano trovare delle cementificazioni o altre cose, va bene. Ecco perché siamo sempre attenzione all'utile e Massima. dilettevole. Esatto. Certo, ma infatti ecco, signor Zabeo, lei che è rappresentante del Comitato degli Allagati di Favero Veneto, quali sono, ecco, il vostro comitato, quali rapporti e quali genere di comunicazioni riesce ad avere, con le istituzioni locali? Sì, sarà perché noi siamo anche resistiti, ma anche perché ci credevamo. Sì, perché questa è questione di resistenza Eh beh proprio, sì, e di di crederci su, determinazione. ecco, e di lavorare anche comunque per gli altri con gli altri. Noi abbiamo fatto sempre squadra con tutti, e lo dico sempre a 360 gradi, stando fuori dalla politica. E probabilmente abbiamo fatto quella sana politica, va bene, dell'ambiente, e anche del territorio e soprattutto di tutti i cittadini, per tutti i cittadini. E abbiamo avuto delle allora, innanzitutto parto dai giornali, dalle televisioni e anche dalle radio. Abbiamo avuto una grossa credibilità, perché prima di tutto per questo motivo, perché si parlava con i sentimenti senza rancori. Quando dicevo le mille competenze, le zero responsabilità, capivo anche che molto spesso i nostri amministratori sono prigionieri di un sistema, e all'inizio anche li metto anche lì, cerco di giustificarli, perché Cerca in di realtà comprendere la loro posizione, insomma. sì. La credo, sì, perché noi cittadini dobbiamo riprendere anche le nostre responsabilità, dobbiamo riprendere la partecipazione. Non possiamo demandare tutto. L'abbiamo fatto con tutto, con la scuola, con il territorio, con la salute. Ecco, non possiamo farlo. Dobbiamo iniziare a dare la fiducia, sì, a qualcuno, ma anche a controllare un attimo e prenderci la responsabilità e anche il tempo. È per questo che dico, molte volte li abbiamo lasciati a 360 gradi, tutti a fare ciò che volevano. I buoni hanno fatto bene e si sono trovati da soli. Come spesso accade nel nostro paese. Esatto, contro tutti. I cattivi si sono trovati, va bene, da soli, senza avere, va bene, chi li poteva contrastare. Pertanto hanno vinto i cattivi, e in 30-40 anni abbiamo visto cosa abbiamo creato: il nulla assoluto. Io resto nel mio argomento, che è l'aspetto idraulico, l'aspetto dell'ambiente, ma purtroppo se vado più là vedo gli ospedali, la scuola, il lavoro, Certo, è tutta una struttura sociale che la purtroppo. cultura. Ah, Cosa abbiamo creato in 30 anni? Allora, ricominciamo tutti a riprenderci le proprie responsabilità e iniziamo a far squadra, come lo stiamo facendo noi con il contratto di Fiume, grande opportunità per l'ambiente, per il paesaggio, per le cementificazioni barbare che potrebbero ancora nascere per gli investimenti certo. sbagliati. Ecco, è per questo che dico, io continuo stando nel mio ambito e cerco di collaborare, e lo sanno anche le istituzioni, perché l'istituzione siamo noi, e voglio collaborare e voglio comunque anche sapere. E rispetto ai contratti di Fiume, invece, quali sono state le reazioni che avete riscontrato, registrato da parte delle istituzioni alle vostre proposte? Lo dico io, che così almeno levo via qualche. Sono state durissime. Ognuno si sentiva attaccato,
attaccato nel senso che si sentiva perdere potere, ma quale potere? Ma se io dico quale responsabilità per perdere il potere? È stata durissima perché non hanno capito l'intento, perché in realtà non hanno capito lo spirito. Secondo me erano le istituzioni che dovevano, innanzitutto hanno l'obbligo, perché entro il 2015 l'Europa lo impone, vuol dire che se le istituzioni, che si sono già mosse in ritardo, perché si sono mosse prima le associazioni che le istituzioni, ecco, se nel 2015 l'Europa dice non si avviano questi contratti di fiume, ma dico potrebbero essere contratti di fosso, potrebbero essere, applichiamo, perché rispiego, contratto è un qualcosa di un po', per il cittadino dire contratto è come dire un qualcosa di... È qualcosa che viene associato ad un fatto economico. Sì, quasi, ecco, io do ma tu mi dai. In realtà è un impegno di fiume, è un impegno di fosso, è un impegno di foce, è un impegno, potrei dire, anche per chi è in montagna di bosco. Lo possiamo applicare in qualsiasi forma vogliamo. Contratto vuol dire impegno. Tra chi? Tra chi in quel caso, e facciamo conto del fiume, ne vede l'utilità per lui, l'utilità, l'interesse, attenzione, l'interesse non legato economicamente, ma potrebbe anche essere un interesse economico. Anche i contadini hanno interessi per il fiume, certo. E anche noi abbiamo interessi che il fiume non venga inquinato. Allora tutti questi fruitori di interessi, tra virgolette, dovranno mediare e migliorare. E questo... Dovrete, sostanzialmente si incita a diventare sentinelle, guardiani del territorio. Sì, ognuno nel suo ambito dovrà, perché in Italia è successo questo, negli ultimi 30 anni, chi tirava la coperta dalla parte sua, che avesse a torto a ragione, diciamo l'utilità di tirarla, ma se riusciva a tirarla aveva risolto il suo problema. Perché? Perché le istituzioni comunque non è che stavano là a guardare l'utilità effettiva, da che parte andava questa coperta, chiamiamola così, che oramai è insufficiente perché economicamente sappiamo come siamo messi. Adesso ancora di più, visto che economicamente siamo sotto zero, dovremmo spenderli in maniera veramente accurata, oculata, i soldi e gli investimenti, senza più sbagliare quello che abbiamo fatto in 30 anni. Pertanto, ripeto, grande opportunità il contratto di fiume per tutti, per i comuni, per i consorzi noi abbiamo, per le autorità di bacino, per gli allagati e per gli alluvionati. Mm-hmm. Ecco. Per chi è ambientalista, per chi ha il paesaggio, io voglio dire, se guardiamo bene i fiumi in questi 30 anni, noi cittadini, ma anche amministratori, al fiume abbiamo girato le spalle, l'abbiamo praticamente messo di parte, anzi ci siamo vergognati. Invece doveva essere una grande opportunità. Il corridoio di fiume era una rigenerazione enorme, era un parco gratuito che avevamo, già un dono della natura. Ecco, scusate, intervengo dalla redazione di Pineta Oggi TV per una ultima ora. Dunque, dal centrometeo.it sono state segnalate altre due piccole tombe d'aria in provincia di Bologna, esattamente nella zona di Altedo. Le immagini sono assolutamente incredibili, poiché si vede come gli imbuti dei tornado si intrecciano creando un effetto raro, praticamente è rarissimo da vedere in Italia. Si parla di ingenti danni, ecco, questa è proprio la notizia dell'ultimissimo. Tra altre cose abbiamo anche altre notizie relative ad allagamenti diffusi in A13.
Dunque, restituisco la linea nuovamente a Bari. Scusate di questa piccola interruzione, ma era doveroso questa notizia, ecco, molto importante. Ricordiamo, segnalate altre due trombe d'aria in provincia di Bologna. Si parla di ingenti danni. Dico solo che mi è piaciuto tantissimo il discorso che ha fatto adesso Fabrizio Zabel, rappresentante del Comitato Legati di Favaro Vento, perché è un discorso davvero perfetto, non c'è niente da aggiungere. È effettivamente questa un po' la situazione. Di nuovo la linea a voi. Concordo con te, Massimo, concordo sulla opinione espressa, perché quello che mi piace molto è l'incitamento alla cittadinanza, a riappropriarsi del ruolo di cittadini e non più di solo popolo. Bisogna ricordarsi che siamo cittadini, quindi abbiamo capacità decisionali, abbiamo capacità di propositive, naturalmente, perché ognuno può apportare il suo contributo. Che sia in termini culturali o non, anche il buon senso, perché trovo che sia venuto meno il buon senso nella nostra collettività, nella nostra società. Non ci rendiamo conto che siamo ospiti del territorio e siamo noi a doverci adeguare al territorio, non il contrario. Perché tutto quello che andiamo a estirpare, a violentare, perché si assistono a delle vere e proprie scene di violenza nei confronti del patrimonio faunistico e florovivaistico. Quindi dobbiamo stare molto attenti a non spezzare o andare a intaccare degli equilibri delicatissimi. E ritengo che l'intendimento del comitato di cui lei è rappresentante, signor Zabeo, sia esattamente questo: risvegliare la coscienza dei cittadini. Questo, sì, questa è stata sempre la nostra base. Io volevo anche aggiungere una cosa sentendo in questi momenti anche Massimo Bonella dove si è fatto il bollettino. Purtroppo anche qui voglio ritornare a fare un appello alle nostre anche amministrazioni. Chi è allagato, chi è alluvionato, che praticamente l'alluvionato è colui che viene colpito da un fiume che esonda. L'allagato è quello in città dove le fogne, dove il sistema, diciamo, fognario non tiene e allaga scantinati. Però chi viene allagato viene colpito da una fobia, io la chiamo dell'allagato, che è molto difficile poi da togliersi. Vorrà dire che quando non avrà più. Non so, io dico la gioia di sentire l'acqua quando piove, l'abbiamo provata anche tutti coloro che non sono stati allagati. Mentre la fobia dell'allagato è che ogni volta che vedrà cadere l'acqua non saprà se sarà tanta o poca e non ci sarà più quella anche gioia di sentire l'acqua che cade sotto il tetto o cose del genere. C'è la fobia e la paura di Certo. essere. È per questo. E qui solo un allagato può sapere cos'è questa fobia. Pertanto io dico, per quanto riguarda gli allagati, e per quanto riguarda l'amministrazione e tutti noi, dobbiamo iniziare a lavorare veramente, seriamente. Partendo da dove? Da dove proponete di partire? Giustamente, come diceva lei, guardandoci tutti, e iniziando un percorso nuovo, perché è quello che in Italia bisognerà ricominciare a costruire. È la rete dei cittadini e soprattutto un aiuto, cominciare a vedere, di dare una mano al prossimo, vuol dire mettere qualcosa per gli altri. Fare qualcosa per gli altri diventa farlo per noi stessi. Pertanto, dedicare tempo, energia, ecco, e ha un'idea, un qualcosa. Diamoci una mano in questa maniera, partecipando con associazioni, ognuno per il suo verso, come stiamo facendo. E finalmente vediamo che ognuno vicino a casa sua ha un fosso, un canale, un fiume, e ognuno parta da questo per iniziare a collaborare, come giustamente si diceva, e a costruire un qualcosa, va bene, di nuovo.
che è la solidarietà tra di noi, e questa dovrà riniziare a essere praticata. Dovrà diventare la linfa di ogni aggregazione umana. Esattamente, sì, perché solo così non possiamo più puntare sull'aspetto di promessa economica o di altre cose. Dobbiamo lavorare su delle priorità, ma che siano priorità per tutti. Condivise, una condivisione di intenti naturalmente e Esatto. quindi anche di azione. Di Esatto. azione anche interlocutoria con le istituzioni, che purtroppo va detto, lei ha ragione, siamo noi le istituzioni, siamo noi lo Stato. Io lo dico sempre, non è un'entità astratta sulla quale riversare ogni genere di frustrazione o di malcontento. Le istituzioni siamo noi, lo Stato è composto da ogni singola individualità, pertanto il rapporto con le istituzioni deve essere anch'esso coltivato. E deve essere soprattutto richiesto. Non possiamo fermarci al primo diniego, al primo rifiuto. Ci vuole determinazione, una determinazione che però nasca dalla consapevolezza. Perfetto. Sono d'accordissimo. Massimo, hai qualche ultimo aggiornamento da riferirci? No, l'ultimo aggiornamento è di queste due trombe d'aria in provincia di Bologna che appunto si sono, come dire, intrecciate e si parla di ingenti danni. Ecco, vorrei dire una cosa in base a quello che stavate parlando, che anche i cittadini che poi io conosco questa zona che Fabrizio ha descritto, che appunto ne ha parlato fino adesso, perché l'abbiamo proprio insieme documentati, sono testimoni proprio di un grande lavoro che ha fatto Fabrizio tutti i vari sabati e domenica, sacrificati nell'andare a vedere la rete idrica come è messa e segnalare i punti a rischio. Questo non mi stancherò mai di dirlo. Volevo aggiungere questo: i cittadini che hanno avuto il risarcimento dei danni, non è che adesso devono stare, come dire, tranquilli, vabbè, ormai è passato e è tutto a posto, perché il problema va risolto alla radice, quindi l'invito anche a questi ultimi di collaborare con il comitato, di essere presenti quando ci sono gli incontri ad esempio alla municipalità, nel seguire anche queste trasmissioni, dare sempre forza e vita al comitato. Ecco, fin tanto che il territorio non è stato messo in sicurezza al 100%, perché qualcosa è stato fatto, ma siamo intorno al 25-30%, se tanto, diciamo. Però qualcosa è stato fatto, ma bisogna fare ancora di più e soprattutto eliminare queste idee di cimentificare ancora, come ad esempio nelle zone lì della sulla parte est della provincia di Venezia, verso appunto verso diciamo Porte Grandi, lato diciamo Sandra di Piave, ecco, per dare un po' l'idea a chi ci ascolta da fuori zona, perché lì siamo più bassi, in alcuni punti siamo più bassi quasi 2 metri, circa 1,70 m, rispetto al livello del mare, al livello della laguna. Ecco, fin tanto che non siamo sicuri di questo, che tutti questi, come si può dire, mostri che appaiono non sono stati diciamo debellati, che la cosa non è in sicurezza, ecco, bisogna essere sempre attivi e quindi dar man forte, lo ripeto ancora, al comitato ad allegati, in questo caso Fabrizio Zabeo. Poi, una volta che la cosa sarà messa totalmente in sicurezza e si incomincia a ragionare nel verso giusto, allora ecco che il comitato non ha più senso di esistere. E questo è il punto, ecco, che volevo dire. No, aggiornamenti, guarda, Antonella, per il momento si parla di queste due trombe d'aria, poi non vedo, mentre parlavo ho guardato un attimo, non mi risultano altri aggiornamenti. Poi vi darò alla fine altre notizie di altro genere, però alla fine della trasmissione. A te, Antonella. Grazie Massimo, sì, io sono d'accordo con quanto tu dici, i comitati per me poi dovrebbero rimanere a guardiani, a faro, a sentinella di quelle situazioni e anche a memoria naturalmente di quelle situazioni che sono state risolte, grazie sempre alla partecipazione attiva dei cittadini e diventare, rimanere così dei punti di riferimento che possano fungere sempre da... ecco, devono svolgere un'azione di monitoraggio, per come la vedo io.
Perfetto. Allora, io credo che si sia giunti ai saluti e ringraziamo l'ingegnere Alessandro Pattaro del CDF, contratto di Fiume, e ringraziamo il signor Fabrizio Zabbeo, rappresentante del Comitato Allagati di Favero Veneto. Grazie per la vostra presenza e per le importantissime informazioni che ci avete dato, davvero. E continuate con la vostra azione, siate perseveranti. Grazie, grazie. Cercheremo di continuare veramente perché ci crediamo. E Ci grazie a tutti. crediamo anche noi e quindi mi perdoni se le rubo un secondo. Ci crediamo anche noi, per cui considerate il nostro spazio aperto a vostra disposizione, naturalmente. Grazie, facciamo la rete ancora più grande, ma difatti è già tanto che ci date spazio che è vitale questo qua per noi, ma la rete è così che va fatta, secondo me. Esatto, è vitale per voi ed è vitale naturalmente per il territorio. Esatto. Grazie ancora. Grazie, Grazie. grazie. Tante cose, Arrivederci Antonella, presto. abbiamo un ascolto che è in continuo aumento, è da nord a sud. Ecco. Quindi, Peccato che non anzi, c'è Ugo stasera. ringraziamo tutti anche i nuovi ascoltatori che sono sintonizzati da Friuli Venezia Giulia, anche tutte le associazioni, da il Sicomoro, la Funima International, quindi andiamo giù i telespettatori di Teledea di Chianciano Terme, che di conseguenza poi sanno che ci sono queste trasmissioni, anche perché l'ho ricordato in televisione, e quindi si sintonizzano, e fino giù in Sicilia con Catania, Salerno. l'amico Giorgio Barbagallo e la Giusi, e quindi fino a Palermo con la redazione Antimafia 2000, tutte persone che poi fanno un passaparola e contribuiscono a far sintonizzare altri ascoltatori. I commenti che arrivano sono positivi, quindi andiamo avanti così. Merito vostro è Antonella Intranò e Ugo Lombardi dall'Italia. Massimo Bonella, anche tu in Italia, sta tranquillo, glielo riferirò. Ah, benissimo. Ma adesso, Un caro il mio Bonella, raccontaci le ultime news, perché io so che c'è qualcosa di così, che va forse detto, no? sì, esattamente, ci sono delle notizie che fanno anche pensare. Sono 19:32, sappiamo che per le 19:39 dobbiamo assolutamente chiudere proprio per motivi Esatto. tecnici, quindi partiamo subito con la prima. Circa 5 minuti di applausi e delegati in piedi al congresso nazionale del SAP, il sindacato autonomo di polizia per 3 dei 4 agenti condannati in via definitiva per la morte del 18enne Federico Androvandi durante un controllo il 25 settembre del 2005 a Ferrara. Lo ricordiamo tutti, quel fatto vergognoso. È terrificante, mi si rivolta lo stomaco, reagisce così Patrizia Moretti, raggiunta dall'ANSA all'applauso che la platea del SAP ha rivolto agli agenti condannati per la morte del figlio Federico. Il SAP dice: l'onorabilità della Polizia di Stato è stata irrimediabilmente vilipesa e solo un'operazione di verità sarà in grado di riscattare il danno patito. È la replica del segretario del SAP Tonelli, contenuta in una nota ufficiale dopo le polemiche per l'episodio degli applausi agli agenti condannati per la morte di Federico Aldrovandi. Alla stessa stregua, i nostri colleghi ingiustamente condannati hanno patito un danno infinito, aggiunge Tonelli nella nota. Andiamo avanti perché adesso non è finita. Renzi, il presidente del Consiglio Renzi ha telefonato alla madre di Federico Androvandi e le ha espresso la sua solidarietà per l'indegna vicenda di oggi. Al messaggio del Premier si sono uniti i vice segretari del PD, Deborah Serracchiani e Lorenzo Guerini, che hanno manifestato la loro piena totale vicinanza alla signora Patrizia. Il fatto che ha suscitato l'indignazione della mamma di Federico è stata la standing ovation tributata al congresso del SAB a 3 dei 4 agenti di polizia condannati per la morte del ragazzo. Una cosa questa che veramente fa pensare. Poi abbiamo parlato già del maltempo, dunque
Veniamo a Nicola Mancino, l'ex ministro dell'Interno Nicola Mancino, chiamato a deporre al processo per la strage di Via D'Amelio in corso a Caltanissetta, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'ex politico DC, che è imputato al dibattimento sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, doveva essere sentito come imputato di procedimento connesso. Tale è stato se gli ha dato la possibilità di astenersi dal testimoniare. Non voglio sottrarmi in alcun modo, ma non voglio interferire su un procedimento in cui non sono stato ancora interrogato, ha detto riferendosi proprio al processo di Palermo sulla trattativa in cui è accusato di falsa testimonianza. Mancino avrebbe dovuto deporre sul suo incontro col giudice Paolo Borsellino avvenuto il 1 luglio 1992, giorno del suo insediamento alla guida del Viminale. Ancora 9:36, ancora una notizia che mi è appena arrivata, la diamo. Il gruppo Colussi ha annunciato la cessazione della produzione di pasta Agnesi e la chiusura dello stabilimento di Imperia entro il dicembre del 2014. Il marchio Agnesi potrebbe rimanere in vita producendo altri alimenti, ma necessita di un nuovo stabilimento. Proclamate 2 ore di sciopero da decidere il giorno. A rischio di chiusura c'è anche lo stabilimento di Fossano in provincia di Cuneo. A rischio 150 lavoratori. E intanto il sindaco di Imperia lancia un appello a tutti gli imprenditori per creare una cordata per salvare il marchio Agnesi. Quindi, signori, la crisi continua. 19:36, tra qualche secondo scatta il 37, è tutto dalla redazione di Pianeta Oggi TV. Linea dunque a Bari per la conclusione. Grazie Massimo, purtroppo le notizie negative, le notizie nere sembra debbano susseguirsi sempre, però noi abbiamo fiducia nelle nostre capacità di reazione e di ricostruzione soprattutto. Ringraziamo i nostri ascoltatori, grazie per averci seguito anche quest'oggi, grazie a Rosario Moreno per la tua regia centrale. Rosario, facci sentire la tua La voce. mia voce la sentite la mia voce, ero qui Bene. impegnato in regia. Un saluto a tutti quanti e un ringraziamento per la puntata, veramente è stata bellissima, soprattutto le spiegazioni di Fabrizio e di Alessandro. Ecco, trasmissione che poi sarà disponibile anche all'interno del pianetaoggitv.net, della testata televisiva. Certamente. Benissimo. Allora, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori al prossimo mercoledì, sempre alle 18:30, sempre su Saiuz Web Radio, in collaborazione con pianetaoggitv.net, il nostro Massimo Bonella, che spero voglia rimanere in Italia, e con il nostro spazio aperto. Appuntamento mercoledì prossimo, ciao! Arrivederci.